chiaro che i 50.000 veicoli che passavano sul ponte Morandi, che si sono riversati sulle strade cittadine, hanno creato delle criticità che già da subito abbiamo cercato di risolvere al meglio, fermo restando che il nostro è un territorio che non offre delle alternative creabili, ecco, perché essendo fra mare e monti non è che ci sono molte possibilità. Questa sicuramente è un successo, perché in un tempo così breve mettere in funzione una strada, un applauso al sindaco e a tutti quelli che hanno lavorato, al governatore Toti, per la realizzazione così velocemente di questa strada così importante per la viabilità. Ieri c'è stato un comunicato piuttosto duro attraverso un sindacato di alcuni membri della polizia locale che hanno lamentato il fatto di non essere stati mai, diciamo così, ringraziati, pur essendo stati sempre presenti durante l'emergenza. Ovviamente non era rivolto alle istituzioni in particolare, però forse un po' più di attenzione sarebbe stata necessaria da parte, diciamo, dei vari attori. Ma se ci, diciamo, riferiamo alla, diciamo, grande manifestazione di Piazza del Ferrari, ci deve essere stato probabilmente un refuso nella scaletta sicuramente. Noi non perdiamo occasione, personalmente, ma anche tutti gli altri membri della giunta e del sindaco, di far capire quanto sono importanti e di quanto hanno lavorato, compreso tutti quegli agenti che sono tornati prima dalle ferie per mettersi a disposizione, dimostrando un grandissimo senso etico e morale. Quindi sicuramente poi vedremo di organizzare una cosa ad hoc per anche quei dipendenti comunali come i servizi sociali o altri che fin dal primo giorno al centro civico Muranello hanno lavorato insieme alla protezione civile, altro fiore all'occhiello, per venire incontro a quelle che sono le esigenze degli sfollati e di tutti i cittadini in generale.